tirifa di Macerata verso il centro commerciale Val di Chienti e grazie per essere così numerosi a questo incontro. A nome della libreria Giunti al Punto è davvero un onore per me presentarvi il nostro ospite, un giornalista che con il suo linguaggio chiaro, diretto, con l'ironia che lo contraddistingue, riesce attraverso i suoi articoli, le sue inchieste, i suoi libri, davvero a svelarci tutti gli intrighi del potere. E oggi è qui per parlarci del suo ultimo libro Hollywood Party, e un applauso per Marco Travaglio. Lascio subito la parola a lui. Grazie, buongiorno, grazie anche da parte mia per questo invito e per questa partecipazione. Appunto, questo libro nasce una specie di raccolta di antologia, se così vogliamo dire, delle rubriche che io ho tenuto nell'ultimo anno sul quotidiano L'Unità. Rubriche che per la verità io tengo dal 2002, soltanto che nel 2002 c'era un altro governo, noi ci permettevamo di chiamarlo regime del governo, siamo stati zittiti da destra e da sinistra da chi diceva che quello non era un regime, poi credo che quello che sta emergendo in questi giorni sulla gestione dell'ordine pubblico, diciamo così, a manganellate al G8 di Genova e sull'abuso dei servizi di sicurezza militari per spiare magistrati, giornalisti e politici di opposizione, indichi chiaramente che quello non era un governo, ma era un regime. E quando poi quel regime fortunatamente è caduto, la rubrica ha cambiato nome, perché prima si chiamava Bananas, in onore appunto di quel che di vagamente sudamericano li contraddistingueva quel regime, e ha cambiato nome in sintonia con il casino che ne è nato dopo, con questa specie di armata Brancaleone che si chiama, per un'ironia delle parole, Unione, e che in realtà diciamo è appunto forte dell'Unione, e quindi sulla falsariga di un film di Blake Edwards con Peter Seller, Hollywood Party, che è appunto una commedia su un grandissimo casino, la rubrica ha preso il nome di Hollywood Party, e quindi c'è un po' l'Italia che vediamo oggi, insomma, spaccata in due, dove, come forse qualcuno aveva previsto, non bastava cambiare il nome o la faccia al Presidente del Consiglio per cambiare il paese, per cambiare il clima generale. Forse ci stiamo accorgendo molto più oggi rispetto a un anno fa, e il berlusconismo ormai travalica i confini della Casa delle Libertà e che sopravvive allo stesso governo Berlusconi. C'è una forma di berlusconismo extramenia, fuori le mura, che prosegue anche dopo il governo Berlusconi, e che non basta cambiare qualche faccia per cancellare o spuntare di personaggi improbabili ma molto italiani, come quelli che stanno sulle prime pagine dei giornali: Corona, Lele Mora, Briatore, l'ultimo è Fiorani, della sua veste Costa Smeralda. Fiorani, che si propone per un programma televisivo in difesa dei consumatori, cioè che chiede alla RAI di fare un programma per insegnare alla gente come difendersi dalle truffe bancarie, dall'alto della sua esperienza in materia, è abbastanza indicativo, esattamente come è indicativo il fatto che ci sia un signore reduce dalle patrie galere che lancia mutande dal suo balcone e che inspiegabilmente trova sempre qualcuno sotto il balcone pronto a raccogliere quelle mutande, anzi c'è gente che va lì nella speranza che lui lanci le mutande, possibilmente sporche. Penso che il lancio delle mutande sporche con
un nucleo di persone che non vedono l'ora di portarsene a casa un esemplare sia il migliore emblema del paese nel quale viviamo e del paese che ci ha lasciato Berlusconi. Paese che forse non ha creato Berlusconi, forse Berlusconi l'ha trovato già un po' così e lo ha ulteriormente peggiorato, nel senso che ci sono dei salti, nel senso che Berlusconi ha avuto la grande capacità di capire che cos'è l'Italia e di nobilitare, sdoganare pubblicamente ciò che prima molti facevano di nascosto. Molti dicono che Berlusconi rappresenta l'Italia dei film di Alberto Sordi. In realtà Alberto Sordi faceva le cose, rappresentava un italiano che furbescamente e anche un po' maldestramente cercava di arrangiarsi. La novità da Berlusconi in poi è che quelle cose che prima si facevano di nascosto e un po' vergognandosi adesso si possono fare tranquillamente alla luce del sole, anche rivendicando la giustezza di quei comportamenti. Quando uno evadeva le tasse prima cercava di nascondersi perché il disvalore dell'evasione fiscale comunque rimaneva almeno sulla carta. Da quando Berlusconi ha elogiato l'evasione fiscale alla festa nazionale della Guardia di Finanza, proclamando che l'evasione fiscale è un diritto dei cittadini ed è quasi, come dire, una pulsione naturale che sta nel cuore degli uomini, queste sono state le sue frasi ai finanzieri che in teoria avrebbero l'incarico di combattere la Guardia di Finanza, di combattere l'evasione fiscale e non di santificarla, beh, in quel preciso istante milioni di evasori fiscali sono usciti dalle catacombe, dalla clandestinità, e hanno cominciato a dire vai, finalmente si evade con orgoglio, non è nato l'orgoglio evasore fiscale, dopo l'orgoglio gay, eccetera, abbiamo l'orgoglio dell'evasione fiscale. E a tutto questo è stato dato proprio una veste ufficiale, teologica, teorica, se voi, non me lo auguro, ma insomma se vi capitasse di leggere il foglio di Giuliano Ferrara o di vedere la trasmissione televisiva che fa il paio con il giornale, 8:30, vi rendete conto che Giuliano Ferrara ha avuto in questi anni il compito di nobilitare la merda, cioè lui proprio sul suo giornale, nella sua trasmissione televisiva, ha il compito tutti i giorni di spiegare agli italiani che più fanno schifo e più si devono esaltare e vantare dello schifo che fanno. Lo slogan è viva la merda è buona, questo è il... Quindi se prima qualcuno mangiando merda faceva la faccia un po' così schifata, adesso invece deve fare proprio come se mangiasse la sacher, la stessa cosa. E questa è la novità, che naturalmente per tornare indietro rispetto a questa campagna martellante di nobilitazione e di santificazione del peggio, ci vorrebbe uno sforzo culturale spaventoso, enorme, bisognerebbe mettersi d'impegno per deberlusconizzare l'Italia. Intanto dal punto di vista dell'educazione civica, e invece la tentazione è stata in questi anni di assecondare e anzi l'idea di poter vincere le elezioni berlusconizzando un po' anche la sinistra. Quella che noi abbiamo oggi è un centro-sinistra di fatto sotto sotto. Parlo dei suoi leader, non parlo dei suoi elettori che sono molto meglio dei leader, ma alcuni leader del centro-sinistra sotto sotto sono convinti che Berlusconi sia molto più moderno e molto più avanti di loro e che quindi per sconfiggerlo bisogna rincorrerlo e seguirlo sullo stesso terreno. E questo spiega, secondo me, la ragione per cui molti cittadini hanno vissuto come una violenza inaccettabile le leggi Bergoni, il conflitto di interesse, il monopolio televisivo, il dominio assoluto sull'informazione, la guerra, tutto quello che abbiamo visto in questi anni, gli insulti continui alla Costituzione, alle autorità indipendenti, alla magistratura, mentre invece nel centro politico
questa violenza non la si è avvertita, il ceto politico si è praticamente omologato e uniformato in una forma di berlusconismo magari un po' più temperato, un po' più moderato, dal quale però nessuno è in grado di uscire. E se voi leggete le cronache dei giornali di questi giorni, nel momento in cui Berlusconi è ormai tornato ad essere, dopo meno di un anno, padrone assoluto dell'Italia, con un consenso strabordante, se si votasse domani mattina avrebbe 15-18 punti di vantaggio rispetto all'attuale maggioranza, c'è una continua predicazione da parte dei leader del centro-sinistra sul fatto che ormai Berlusconi è morto, che l'antiberlusconismo non ha più nessun valore e che anzi bisogna mettersi d'accordo con lui per fare le riforme. Proprio ieri mattina sul giornale di Berlusconi il braccio destro di Massimo D'Alema, cioè Nicola La Torre, quello che telefonava a Ricucci e veniva intercettato, ha proprio ufficializzato la sua posizione, che è quella che bisogna mettersi d'accordo con Berlusconi. Questa è stata la sua idea. Naturalmente se tutto ciò fosse nuovo potremmo dire si sbagliano, c'è un equivoco, c'è un fraintendimento, non hanno capito bene. Il problema è che questa cosa si sta ripetendo per la terza volta, è la terza volta che Berlusconi viene dato per morto ed è la terza volta che Berlusconi risorge proprio grazie all'inesistenza culturale e politica dei suoi avversari. È caduto nel 94 quando Bossi ha rovesciato il suo governo e l'hanno rimesso in piedi, è caduto nel 96 quando Prodi ha vinto le elezioni e con la bicamerale l'hanno bocca a bocca il flego per rimetterlo in piedi, e dopo la sconfitta elettorale dell'anno scorso ha impiegato pochissimi mesi a rimettersi in sesto, e se oggi guardate il panorama dell'informazione vi rendete conto che praticamente in Italia si può parlare soltanto delle cose che lui vuole vengano dette e non si può parlare delle cose di cui lui non vuole che si parli. Proprio prima di venire qua ho scritto la mia rubrica per l'Unità di domani e ho fatto un parallelo fra la asimmetria assoluta che c'è nel momento in cui Berlusconi viene coinvolto in un'indagine giudiziaria e il momento in cui Prodi viene coinvolto in un'indagine giudiziaria. Voi sapete che Prodi la settimana scorsa è stato iscritto sul registro degli indagati della Procura di Catanzaro a proposito di un'indagine su una serie di truffe fatte da uomini, alcuni dei quali fanno parte dell'entourage di Prodi, personaggi che lucravano fondi europei per progetti inesistenti. Questa delle truffe all'Europa è una delle industrie più fiorenti in Calabria, in alcune regioni del sud dove non esiste impresa e l'unica impresa è quella assistita o dalla regione o dal governo o dall'Europa. Si mettono in piedi società che fanno formazione professionale o dicono di fare formazione professionale, progetti informatici o dicono di fare progetti informatici, si incassano i soldi e poi si chiude dopo aver assunto una serie di persone con criteri puramente lottizzatori e clientelari. Questa cosa sono accusati di avere fatto alcuni esponenti della Compagnia delle Opere, alcuni mediatori d'affari, un paio dei quali lavorano nell'entourage di Romano Prodi, sono sospettati anche di far parte di una loggia occulta a San Marino. Perché è stato iscritto Prodi? Perché da questa indagine emergono telefonate di questi tizi su alcune utenze che risultano essere riferibili a Prodi o al suo giro. Per avere i tabulati di queste telefonate e capire chi telefonava a chi, bisogna chiedere il permesso al Parlamento. E per questa ragione i magistrati hanno dovuto iscrivere Prodi per sapere chi telefonava e chi riceveva telefonate su quelle utenze, tra virgolette, sospette. Quindi al momento si sa che Prodi ha fatto delle telefonate con dei telefoni. Punto e basta. Naturalmente è giusto che si sappia
è indagato, è giusto che si sappia perché è indagato, è giusto che Prodi risponda sul merito, cioè secondo me sarebbe anche giusto che facesse un po' di repulisti nel suo entourage, perché mi pare evidente che c'erano alcuni suoi collaboratori che spendendo il suo nome facevano affari, non sappiamo se leciti o illeciti, ma comunque già basterebbe, avanzerebbe per tagliare questi rami in tempo utile. Ma al di là di questo, in questo preciso istante, questa è la situazione. Chi ha rivelato l'iscrizione di Prodi sul registro degli indagati? Il sito di Panorama. Di chi è Panorama? Di Berlusconi. Combinazione, il sito di Panorama ha rivelato la notizia proprio nel giorno in cui la Cassazione confermava la sentenza definitiva di condanna a carico di Cesare Previti, di altri due avvocati della Fininvest e di un giudice di Roma, per avere comprato la sentenza Mondadori. Quindi la Cassazione venerdì scorso ha stabilito che la Mondadori passò da De Benedetti a Berlusconi nel 1991 in virtù di una sentenza comprata da Previti con soldi della Fininvest. Stiamo parlando quindi di un signore che da 17 anni possiede una casa editrice che non è sua, ma che lui ha rubato a un suo concorrente facendo corrompere un giudice dal suo avvocato, essendo poi uscito da quel processo per prescrizione del reato, non per innocenza, per prescrizione del reato. Quindi, detto in soldoni, Panorama non dovrebbe essere di Berlusconi. Da 17 anni appartiene a Berlusconi, mentre è di qualcun altro che si chiama De Benedetti, che era il legittimo proprietario derubato. Lo stesso vale per la casa editrice Mondadori Libri, lo stesso vale per tutti i settimanali e mensili del gruppo Mondadori, lo stesso valeva per il settimanale Epoca, prima che fallisse e venisse chiuso. Naturalmente Panorama ha fatto il suo lavoro, ha dato una notizia che pare che sia vera, quindi ha fatto benissimo a raccontare agli italiani che Prodi è indagato. Va però detto che quella notizia è coperta da segreto investigativo. Quella notizia non potrebbe essere pubblicata perché le iscrizioni sul registro degli indagati sono segrete. Se un giornalista le viene a sapere fa benissimo a raccontarle, ma quella è una violazione del segreto investigativo. Perché dico questo? Perché da 13 anni, cioè dal 94, questo era l'argomento dell'articolo che ho scritto prima, ci rompono le palle col fatto che Berlusconi nel 94 fu rovesciato nel suo primo governo da un colpo di Stato delle toghe rosse milanesi che, violando il segreto istruttorio, comunicarono al Corriere della Sera la notizia, un avviso di garanzia a Berlusconi, colpendolo politicamente proprio nel momento in cui presiedeva l'unità mondiale a Napoli. Ecco, non è vero che quella fosse una notizia segreta, non è vero che quello fosse un segreto violato, per la semplice ragione che le iscrizioni sul registro degli indagati sono segrete, mentre gli inviti a comparire non sono segreti. Quando l'indagato riceve un atto dalla magistratura, quell'atto in quel preciso istante smette di essere segreto, quindi se ne può parlare se lo si viene a sapere. Quindi quello che Berlusconi lamenta da 13 anni per sé lo ha fatto un suo giornale l'altra settimana su Prodi, soltanto che da 13 anni si parla della famosa violazione del segreto che non esiste a carico di Berlusconi, mentre da una settimana non si parla affatto della violazione del segreto che esiste a carico di Prodi e che è stata realizzata dal sito di un giornale che appartiene al suo concorrente, mentre il Corriere della Sera non appartiene a Prodi, il Corriere della Sera appartiene a una ventina di soci riuniti in un patto di sindacato. Se poi uno va a vedere quali erano i fatti contenuti nell'indagine del 94 e quali sono i fatti contenuti nell'indagine su Prodi, si rende conto della enorme sproporzione del rilievo che ha avuto questa notizia. E ripeto, è un fatto tecnico, l'iscrizione di Prodi, finalizzato a vedere che uso è stato fatto di quei telefonini, mentre quando Berlusconi ricevette l'invito a comparire non era un fatto tecnico, si rendeva urgentissimo un interrogatorio di Berlusconi perché i magistrati di Milano avevano appena scoperto una cosa gravissima, e cioè che
Il gruppo Fininvest aveva pagato 4 tangenti alla Guardia di Finanza perché i finanzieri non vedessero le evasioni fiscali che venivano commesse da varie società del gruppo Fininvest. B. E quando erano emerse quelle tangenti, uno degli avvocati della Fininvest, l'avvocato Massimo Maria Berruti, già ufficiale della Guardia di Finanza, poi passato a lavorare con il gruppo Berlusconi, si era dato da fare per inquinare le indagini, facendo sapere agli ufficiali che avevano preso le mazzette dalla Fininvest che dovevano stare zitti e che se fossero stati zitti sarebbero stati ricompensati dal governo presieduto da Berlusconi. E dove era andato un minuto prima di iniziare l'operazione di depistaggio delle indagini della Guardia di Finanza, l'avvocato Berruti? Era andato a Palazzo Chigi a parlare con Berlusconi. Risultava da un pass di Palazzo Chigi che l'8 giugno del 94 Berruti era andato alla Presidente del Consiglio e nel cartoncino di accredito c'era stato di conferire con il Presidente del Consiglio. Era salito, aveva parlato con Berlusconi. All'uscita da quel colloquio, dal suo telefonino, emergeva la prima telefonata, proprio dalla piazza di Palazzo Chigi, la prima telefonata nella quale l'avvocato Berruti telefonava a un ex commilitone per raccomandargli di mettere il silenziatore a tutti quelli che avevano preso le tangenti dal gruppo Fininvest. Questa è la ragione per cui Berlusconi doveva essere interrogato, per vedere e chiedere a lui e contemporaneamente a Berruti se quell'incontro c'era stato, di che cosa avevano parlato, e quindi l'interrogatore doveva venire subito, prima che si venisse a sapere che erano stati scoperti i pass e i tabulati telefonici che mettevano in rilievo quell'incontro con il depistaggio. Dovevano essere sentiti entrambi in contemporanea per vedere se davano la stessa versione o se si contraddicevano Berruti e Berlusconi. Questa è la ragione per cui il PUR di Milano ritiene che fosse urgentissimo sentirli. Infatti dall'interrogatorio contestuale dei due emerse che Berlusconi diceva una cosa e Berruti diceva il contrario. E dato che non è un reato un colloquio a Palazzo Chigi fra il Presidente del Consiglio e un suo collaboratore, il fatto che a distanza di così pochi mesi ricordassero cose così diverse voleva dire che in quell'incontro qualcosa di losco era successo, altrimenti avrebbero detto la semplice e pura verità se non avessero avuto nulla da nascondere. Infatti Berruti disse: io quella sera sono andato a Palazzo Chigi, ma Berlusconi non ho potuto incontrarlo perché era impegnato in un consiglio dei ministri in Fiume. Berlusconi nell'altra stanza disse ai magistrati: ricordo perfettamente di aver incontrato l'avvocato Berruti quella sera e avergli parlato. Abbiamo parlato della campagna elettorale in Sicilia, dove avrei dovuto tenere un comizio. Il giorno dopo, evidentemente dopo aver chiesto a Berruti che cosa aveva detto e avere scoperto che aveva dato una versione completamente opposta alla sua, Berlusconi ritelefonò alla Procura della Repubblica di Milano chiedendo di Borrelli. Borrelli non c'era. Allora gli passarono Piercamillo Davigo, che è il più tremendo dei pubblici ministeri del PUR Mani Pulite. Berlusconi disse: dottor Davigo, mi rendo conto di essermi sbagliato perché io quella sera non ho incontrato Berruti in quanto il Consiglio dei Ministri è durato a lungo, fino a tarda notte. Davigo gli disse: bene, lei mi mandi il verbale del Consiglio dei Ministri così noi vedremo a che ora è finito. Berlusconi disse: le mando il comunicato stampa. Davigo disse: no, mi manda. Davigo mandò a sequestrare il verbale ufficiale del Consiglio dei Ministri, da cui risultava che il Consiglio dei Ministri era finito alle 9, perfettamente in tempo perché Berlusconi potesse parlare con Berruti mezz'ora prima che poi Berruti facesse la prima telefonata dalla piazza antistante il palazzo. Questa è la storia dell'invito a comparire. Alla fine di tutto questo indagine e processo, Berlusconi verrà condannato in primo grado per corruzione della Guardia di Finanza, in appello verrà riconosciuto colpevole ma prescritto il reato grazie alle prove antigeneriche, in Cassazione verrà assolto per insufficienza di prove, sostenendo i giudici della Cassazione che non era sicuro al 100%
che ad autorizzare le tangenti della Guardia di Finanza fosse Silvio e non Paolo, visto che anche Paolo si era assunto la responsabilità di quelle tangenti, ma era stato assolto dal tribunale, in quanto bastava guardarlo in faccia per rendersi conto che Paolo Berlusconi non può decidere nulla all'insaputa di Silvio, e essendo già stato assolto non poteva essere condannato per un fatto per il quale era già stato assolto, e quindi nel dubbio fra i due fratelli Berlusconi fu assolto. Ma le tangenti c'erano, tant'è che gli ufficiali della Guardia di Finanza che le hanno prese sono stati condannati, i dirigenti della Filibes che le pagavano sono stati condannati, Perruti per quel depistaggio organizzato un secondo dopo l'incontro con Berlusconi è stato condannato in via definitiva per favoreggiamento. Quindi è stato subito promosso parlamentare e eletto deputato di Forza Italia, dove oggi siede in Parlamento da 4 legislature. Mentre Sciascia, che è l'ufficiale pagatore della Fininvest, è socio di Michela Vittoria Brambilla nella società che edita il Giornale delle Libertà, questo nuovo giornale che viene allegato al giornale di Berlusconi. Voi vi rendete conto quindi che questa vicenda è una vicenda gravissima della quale bisognerebbe parlare a proposito del fatto che le aziende, il Presidente del Consiglio uscente, corrompevano la Guardia di Finanza. Dall'altra parte la vicenda Prodi è la vicenda di un signore che ha telefonato a delle persone, non ha commesso finora dei reati, ha semplicemente telefonato a delle persone che sono suoi collaboratori e ricevuto telefonate da persone che sono suoi collaboratori. Ripeto, è giusto che si dica che il Presidente del Consiglio è indagato ed è giusto che si spieghi il perché, ma in un paese normale si parlerebbe di questa vicenda inserendola in una gerarchia di notizie nella quale abbiano preeminenza le cose più gravi. Le cose più gravi sono le aziende dirette alla Guardia di Finanza, che le aziende di Berlusconi accumulavano fondi neri all'estero. Ci è voluta la depenalizzazione del falso in bilancio per evitare che Berlusconi venisse condannato per falso in bilancio. Il braccio destro di Silvio Berlusconi corrompeva i giudici per vincere le cause perse, per derubare un concorrente della più grossa casa editrice italiana, da lui posseduta abusivamente da 17 anni. Il braccio sinistro di Berlusconi è stato condannato in via definitiva, si chiama Dell'Utri, per frode fiscale e false fatture, in appello per estorsione mafiosa e in primo grado per associazione mafiosa in concorso esterno. Detto tutto ciò, poi si può anche parlare nel caso di Prodi, e Prodi farebbe bene, come dico, a scegliersi meglio i collaboratori, visto che probabilmente questi qua spendevano il suo nome per fare i loro traffici. Invece da noi è tutto il panorama e la gerarchia delle notizie è tutto sconvolto dal fatto che l'informazione continua imperterrita a dipendere dall'agenda delle priorità che decide Berlusconi. Per cui notizia numero uno è Prodi indagato, la condanna definitiva di Previti che sta agli arresti domiciliari ed è tuttora parlamentare, non finisce sulla prima pagina di nessun giornale italiano, se si esclude La Repubblica, che però ovviamente è il giornale della parte civile, cioè del derubato, cioè dei Benedetti, quindi è comprensibile che Repubblica dia risalto a una notizia del genere, anche perché quando De Benedetti fu defraudato della Mondadori, anche Repubblica e L'Espresso erano parte del gruppo Mondadori. E soltanto in seguito a una mediazione imposta da Andreotti, Berlusconi restituì almeno una parte del mal tolto, e cioè La Repubblica e L'Espresso. È come se uno ruba una macchina a un altro e poi interviene un terzo e dice vabbè, ridagli almeno il volante e la ruota di scorta. È questo che è accaduto nell'immediatezza di quella sentenza comprata. Oggi, se vedete il Corriere della Sera, a pagina non so quale, ma onore al merito, è l'unico giornale che ne parla, pubblica la notizia della motivazione della sentenza con cui Marcello Dell'Utri un mese fa è stato condannato in appello a 2 anni per estorsione mafiosa. Estorsione mafiosa vuol dire quanto segue. Marcello Dell'Utri ha mandato un boss mafioso
fare un recupero crediti presso un imprenditore di Trapani. Dato che l'imprenditore non voleva pagare, lui gli ha mandato il capomafia di Trapani per convincerlo a pagare. E infatti è stato condannato il capomafia di Trapani per estorsione aggravata. Storia, tutti adesso molti diranno, ma la gente queste cose le sa ma non gliene frega niente. State attenti perché spesso noi abbiamo l'impressione di sapere le cose e in realtà ci mancano i particolari. I particolari sono fondamentali, sono quelli che è vietato raccontare. Il titolo si può anche dare. Il problema è che non bisogna dare i particolari perché nei particolari, come diceva Baudelaire, si annida il demonio. La storia è molto semplice. Nel 1991 a pallacanestro Trapani viene promossa in Serie B. Quindi sale di categoria. Cominciano ad arrivare le riprese televisive, il presidente della pallacanestro Trapani cerca uno sponsor per guadagnarci un po', mettere un logo di una qualche azienda sulla maglietta del giocatore. Si rivolge alla concessionaria pubblicitaria, che è la Publitalia, che è specializzata tra l'altro nelle sponsorizzazioni sportive e televisive. Publitalia è presieduta da Dell'Utri. L'Italia trova uno sponsor alla pallacanestro Trapani, sarà la birra Messina, che è il corrispettivo italiano del gruppo Heineken 3R. La birra Messina dunque, per mettere il suo logo sulle magliette dei giocatori, pagherà alla pallacanestro Trapani 1,5 miliardi di lire all'anno. Il presidente della pallacanestro Trapani, Vincenzo Garraffa, riceve dunque 1,5 miliardi dalla Heineken 3R. E pochi giorni dopo viene avvicinato da alcuni emissari di Publitalia e gli chiedono indietro la metà dell'importo in nero, cioè vogliono 750 milioni in nero da Garraffa. Garraffa chiede perché, loro gli dicono che si fa sempre così, si gonfia il prezzo della sponsorizzazione e poi Publitalia si mette in tasca la metà. Accantonando fondi neri. Garraffa dice: non lo sapevo, comunque io non ho fondi neri, quindi io mi faccio una ricevuta e una fattura, oppure io non posso pagarli. E loro gli dicono che loro non rilasciano fatture e ricevute, perché sennò che fondi neri sono se rilasci fatture. Questo insiste che lui non ha fondi neri, pensate anche a sfiga, no? Imbattersi nell'unico imprenditore probabilmente che non ha fondi neri in tutta Trapani. E quindi non paga. A questo punto viene convocato a Milano da Dell'Utri. Dell'Utri gli spiega che deve pagare, lui gli dice: non ho fondi neri. Dell'Utri, molto stupito di incontrare un imprenditore che non falsifica i bilanci, insiste e alla fine, per convincerlo, gli dice: guardi che noi abbiamo uomini e mezzi. E glielo dice con quel vago accento siciliano che risulta subito molto persuasivo nel sentirlo parlare. Garraffa resiste e non paga, e qualche giorno dopo va a trovarlo di prima mattina il capo della mafia di Trapani, Vincenzo Virga, e gli dice: sono qui per gli amici della Publitalia, se riusciamo a metterci d'accordo. E Garraffa gli dice: guardi, riferisca ai suoi amici che non mi smuovo, non ho fondi neri e quindi o mi fanno la ricevuta o non pago. Dopodiché, non contento di non pagare, denuncia l'estorsione alla procura di Palermo, che manda il processo a Milano per competenza, ed è il processo che si è concluso in appello l'altro giorno. Condannati sia Dell'Utri sia Garraffa, scusate, sia Dell'Utri sia il boss Vincenzo Virga per tentata estorsione ai danni di Garraffa. Senatore Dell'Utri non è un passante naturalmente, è un senatore intanto, ed è colui che nel 93 inventa il partito di Forza Italia. Voi immaginate, provate a fare mente locale, il braccio destro di Prodi prende un boss mafioso e lo manda a fare un recupero crediti, non dovuto peraltro, in nero, presso un imprenditore di Trapani. Secondo voi finisce in prima pagina una roba del genere, parlano i telegiornali, ne parla porta a porta, oppure finisce a pagina 18 del Corriere della Sera e basta, e di nessun altro giornale?
questa è la dimostrazione che continua a comandare tranquillamente lui e che si continua a parlare soltanto di quello che vuole lui. La storia del telefonino di Prodi, dove finora non c'è ombra di reato, sta da una settimana sulle prime pagine dei giornali. Oggi vedrete che c'è un lungo comunicato di Sircana in risposta a un'intera pagina fatta dal Corriere della Sera, mentre dall'altra parte il fatto che l'inventore del partito di maggioranza relativa abbia rapporti con la mafia a tale livello da poter prendere un capo mafia e mandarlo a recuperare un credito che lui dice di avere e che non ha, è indicativo del fatto di chi decide la gerarchia delle notizie, di chi decide di che cosa bisogna parlare, di che cosa non bisogna parlare, che cosa bisogna sapere e che cosa non bisogna sapere in Italia. Naturalmente una lettura ingenua e bonaria di tutto questo dice semplicemente che Berlusconi è un genio e che gli altri sono dei poveri fessacchiotti che si fanno mettere nel sacco da una quindicina d'anni. Temo che la realtà sia un po' più complessa e che forse quello che è emerso da un'altra vicenda giudiziaria, cioè il caso Unipol, le scalate bancarie e editoriali del 2005, la dica lunga sul livello di compromissioni trasversali e di ricatti incrociati che dominano la politica. Il libro mio, Hollywood Party, si apre proprio con una lettera che avevo mandato al direttore dell'Unità Padellaro in risposta a un suo articolo nel quale sosteneva che bisognava stare attenti nel trattare il caso Unipol a evitare di buttare via il bambino insieme all'acqua sporca, come si suol dire, cioè evitare di danneggiare il centro-sinistra alla vigilia delle elezioni. Io gli avevo risposto che i danni al centro-sinistra, se li fa il centro-sinistra, non li fa chi racconta le cose che fa il centro-sinistra. Le cose non bisognerebbe farle, una volta fatte bisogna raccontarle. Il titolo della lettera era "Con la verità si vince meglio". E quello che poi abbiamo scoperto dalle telefonate di un mese fa sembra ormai preistoria anche quella, perché nel frattempo hanno buttato in campo Veltroni per evitare che si continuasse a parlare delle telefonate di D'Alema. Quello che è emerso da quelle telefonate è abbastanza indicativo di quello che è il modo di fare politica e affari insieme nella Seconda Repubblica. Voi ricorderete forse che nell'estate del 2005 uscì la prima ondata delle telefonate, anche lì ci fu un gran polverone sulla violazione del segreto istruttorio. Il segreto istruttorio non esiste più dall'89, ma non era nemmeno una violazione del segreto investigativo, perché quelle intercettazioni erano contenute nell'ordinanza di sequestro delle azioni dei famosi furbetti del quartierino, disposta dal GIP di Milano Clementina Forleo, che bloccò di fatto le operazioni in corso sull'Antonveneta, sulla Banca Nazionale del Lavoro e sulla Rizzoli Corriere della Sera, perché erano illegali. E quindi in pratica uscirono perché erano contenute in un atto ufficiale che era stato già notificato a decine di indagati e a decine di loro avvocati. C'era nessun segreto. In quelle telefonate c'era appunto il ruolo del governatore della Banca d'Italia, c'era il ruolo di finanzieri senza scrupoli e di furbetti, c'era il ruolo di alcuni politici di cui si era saputo qualcosa perché, non essendo parlamentari, non c'erano vincoli dell'utilizzo delle loro telefonate. Restarono coperte da omissis e da segreto le telefonate nelle quali i furbetti parlavano con parlamentari, che in base alla legge del 2003, la legge semplicemente demenziale, votata però da tutto il Parlamento per privilegi di casta o di cosca, la legge prevede quanto segue: se io magistrato, intercettando un delinquente, imbatto nella voce di un parlamentare che parla con il delinquente, per utilizzare la telefonata nel processo al delinquente devo chiedere il permesso al Parlamento. Voi direte: ma se la devi utilizzare a carico del parlamentare è comprensibile che tu chieda il permesso al Parlamento, ma se la devi usare a carico del delinquente il Parlamento che c'entra? Domanda perfetta. Fatela a tutti i parlamentari della Repubblica che hanno votato questa legge assurda.
è naturalmente una legge molto comoda per loro, o almeno pensavano che fosse una legge molto comoda per loro. Nei fatti poi si è rivelata un boomerang, perché questi le porcate non le sanno nemmeno fare, quando le fanno le scrivono coi piedi e quindi gli si ritorcono contro. Qual è stato l'effetto? Per 2 anni abbiamo saputo che c'erano telefonate di parlamentari, D'Alema, Fassino, La Torre, Berlusconi, Cicu, Grillo e come si chiama quell'altro? Comincioli, ma che non si potevano sapere perché i giudici dovevano chiedere prima il permesso al Parlamento. Infatti la procura ha scremato tra tutte le telefonate quelle che riteneva utili per sostenere l'accusa nei confronti dei furbetti del quartierino e poi le ha mandate al GIP Clementina Forleo affinché chiedesse il permesso di utilizzarle al Parlamento. A Forleo ricevute le bobine ha dovuto farle trascrivere, ovviamente, da un perito che studia parola per parola che cosa si sono detti, una trascrizione ufficiale, fatta da un esperto fonico. Fine della perizia, la perizia viene consegnata 1 mese fa, la legge prevede che nel momento in cui il giudice ha in mano la perizia la deve immediatamente notificare alle parti, cioè alla Procura della Repubblica perché possa sostenere l'accusa, e agli indagati e ai loro avvocati perché possano difendersi. In quel preciso istante in cui la perizia va nelle mani degli avvocati e degli indagati, cade il segreto per il discorso che dicevo prima: il segreto investigativo copre gli atti di indagine finché non sono conosciuti o conoscibili dagli indagati. A questo punto, prima ancora che la Forleo notifichi le trascrizioni agli indagati, in Parlamento succede subito il putiferio, cioè sono come tarantolati, sono disperati, cioè oddio, arrivano le telefonate, chissà cosa c'è dentro. La bassa autostima che hanno i nostri parlamentari, o meglio sulla loro lunghissima coda di paglia, perché se non hai detto niente di male, per quale motivo ti preoccupi che escano le telefonate? Se, come dici, da 2 anni non hai fatto null'altro che informarti, perché sei così preoccupato? Anzi, meno male che escono, così alla fine si vedrà che hai detto la verità e ti sei limitato a informarti, se ti sei limitato a informarti. Se invece hai mentito e hai fatto ben di peggio, allora hai ragione a preoccuparti, ma il problema non sono le telefonate, è quello che tu hai detto nelle telefonate. Quindi hanno cominciato a urlacchiare, a fare il pianto greco, dicendo che la Forleo voleva pubblicare le telefonate. Forleo non fa l'editore, naturalmente, non pubblica un bel niente, secondo la legge che hanno fatto i parlamentari, che manco sanno le leggi che fanno, poi questa è la cosa allucinante, deposita gli atti e nel momento in cui gli atti sono depositati, quello che ne fanno gli indagati non è più compito, non è più affare del giudice, ovviamente, tanto più se non c'è il segreto. Se poi gli avvocati o gli imputati li vogliono dare ai giornalisti, lo danno ai giornalisti, i giornalisti fanno quello che gli pare. Poi il giornalista pubblica integralmente un atto dal primo all'ultima riga, rischia una multa da 120 euro, il che c'è meno di un divieto di sosta, e questo vi spiega che questo divieto è un divieto che copre un interesse ben poco importante. Se l'atto da pubblicare è di grande rilevanza, uno paga anche la multa di 120 euro perché ha un diritto dei cittadini a conoscere l'atto nella maniera più precisa e dettagliata possibile. In ogni caso non c'è nessuna violazione del segreto perché non c'è nessun segreto. Invece i presidenti delle Camere, Bertinotti e Marini, mandano una lettera al Tribunale di Milano dicendo: cos'è sta storia che lunedì depositate e quindi poi esce sui giornali chissà che cosa? Il Tribunale risponde: l'avete fatta voi la legge, prendetevela con voi stessi, cosa c'entriamo noi? Noi notifichiamo alle parti e poi interviene addirittura Napolitano dicendo che c'è un pericolo. Il Tribunale di Milano, per dare un contentino a questi qua, stabilisce che la perizia non potrà essere fotocopiata dagli avvocati, con un atto secondo me ben poco corretto, nel senso che immaginate questi poveretti che da lunedì vanno lì e come gli amanuensi del Medioevo cominciano a trascrivere 500 pagine di telefonate con rischio A di sbagliare, B di scrivere solo quello che interessa a te e al tuo cliente, e quindi i giornalisti poi devono fare il giro delle 7 chiese per riuscire a rimettere insieme i vari tasselli del puzzle.
alla fine ci riescono, tant'è che quello che esce sui giornali non viene smentito da nessuno. In tutte le reazioni politiche che ci sono state alla pubblicazione delle intercettazioni, l'unica cosa che non hanno detto è di non aver detto quelle cose al telefono, che sarebbe una cosa che uno si augura, dice: dimmi che non le hai dette quelle cose, dimmi che se le ha inventate qualcuno, dimmi che tu, che non eri tu. È l'unica cosa che non ci hanno detto. Perché? Perché erano tutte telefonate vere e stravere. E allora hanno cominciato a parlare d'altro, come sempre si fa in questi casi, aiutati da un sistema dell'informazione che sembra costruito ad arte apposta per parlare d'altro. E quindi nel momento in cui abbiamo letto le telefonate, già quelli parlavano di tutt'altro, cioè cominciavano a dire: A, che si violava il segreto istruttorio, ripeto, non esiste; B, c'era un attacco alla democrazia; C, dicevano non c'è nulla di penalmente rilevante, e lo sappiamo, altrimenti sarebbero stati indagati anche i politici. Giocavano sull'equivoco, perché quelle telefonate sono importanti non per processare i politici che non sono indagati, ma per processare i furbetti che sono imputati. La procura ha già chiesto il loro rinvio a giudizio. Quindi nulla di penalmente rilevante è una baggianata. Nulla è penalmente rilevante in quello che hai detto tu, ma in quello che l'altro dice a te c'è molto di penalmente rilevante. Pensate soltanto a Consorte, che rivela a tutti i leader dei DS che gli telefonano che lui già controlla il 51% della BNL e non ha ancora lanciato l'offerta di acquisto delle azioni, mentre la legge prevede che sopra il 30% non si può più comprare nemmeno un'azione senza avere prima lanciato l'offerta pubblica. Questo è un caso di insider trading clamoroso. Tu stai comunicando notizie riservate a persone che non sono titolate a conoscerle prima del mercato. Quindi è un corpo del reato a carico del chiamante, non del chiamato. E poi che il modo di difendersi è quello di dire: no, non ho commesso nulla di penalmente rilevante. Cioè, voi immaginate uno che va a un colloquio di lavoro, quando gli chiedono: scusi, lei che cosa ha fatto nella vita? L'altro risponde: non ho fatto nulla di penalmente rilevante. Uno dice: vabbè, ci manca pure che ha fatto qualcosa di meglio. Dovrebbe dirmi qualcosa di meglio, però. Dice: non ho mai stuprato bambini. Ci manca pure che ha stuprato bambini. Mi dica qualcosa di meglio. Non ho mai rapinato banche. Bene, ma che cosa ha fatto? Cioè, non ho mai spaccato la testa a nessuno, va bene, ma che cosa ha fatto? Ecco, loro riescono al massimo proprio, che il massimo delle potenzialità è dire: io non ho commesso nulla di penalmente rilevante. Hanno anche aggiunto: noi non abbiamo conti all'estero. Noi dice: beh, ci manca pure che c'hai i conti all'estero. E anche se avessero i conti all'estero, poi cambierebbe qualcosa. Hanno appena deciso di dedicare una strada a Craxi, che aveva 3 conti all'estero, quindi non, cioè, dov'è il problema, anche se poi si scopre che c'ha i conti all'estero, no? Sabelli Fioretti ha proposto di dedicargli più che una strada una tangenziale a Craxi, no? Ad onore. Non abbiamo conti all'estero, queste sono le stupidaggini. Sì, vabbè, non hai conti all'estero, ma spiegami perché dici queste cose al telefono. Immediatamente l'attenzione è stato quello di concentrarsi sulle poche frasi che non hanno nessun significato particolare, che possono essere benissimo delle battute. Pensate Passino che dice: abbiamo una banca a Consorte, poi dice: ah no, avete una banca. Cioè, è chiaro che può essere che semplicemente lui non ha ancora capito la differenza che c'è fra il partito di cui è segretario e la compagnia di assicurazione delle cooperative rosse. È grave che non abbia capito la differenza, però insomma non è che sia questo granché. Oppure si sono concentrati sul fatto che Ricucci, dopo aver fatto l'ennesimo favore a Consorte, chiede di avere la tessera ad honorem dei DS, no? Può essere una battuta, figuratevi se Ricucci vuole la tessera del DS, cosa se ne fa della tessera del DS. Oppure D'Alema che dice a Consorte: facci sognare. Chiunque sappia chi è D'Alema sa che D'Alema non ha mai sognato in vita sua, un uomo di quel cinismo non può sognare. È evidente che è una battuta se parla facci sognare. Il problema è sono le altre parti delle telefonate nelle quali ci sono questioni di sostanza. Sono quelle le cose delle quali si sarebbe dovuto parlare. Per esempio, telefonata che tu mi hai lasciato, non dico stupefatto, perché io sulla Lema ho un'idea che ho già espresso prima di sentire quelle telefonate, nel senso che
penso che sia uno dei tanti uomini politici che in realtà vanno giudicati come uomini d'affari, non come uomini politici. È un uomo d'affari prestato alla politica, Massimo D'Alema, e quindi se lo si giudica come un uomo d'affari si capiscono molte cose che se si continua a scambiarlo per un uomo politico non si capiscono. Ma D'Alema traffica in pacchetti azionari dell'Unipol, andando lui direttamente a trattare con i detentori di questi pacchetti, e in una telefonata lui stesso a dire a Consor che ho parlato con Vito Bonsignore. Chi è Vito Bonsignore? Vito Bonsignore è un condannato per corruzione, quindi europarlamentare dell'UDC. Sapete che l'UDC proprio ha una predilezione, anzi i migliori li esporta all'estero, dove sono europarlamentari per meriti penali. Questo Bonsignore, oltre a fare il politico e a fare il pregiudicato, è anche un uomo d'affari, anche lui, nel ramo autostrade. E poi a un certo punto vende le sue partecipazioni nell'autostrade e acquista pacchetti azionari, compreso un 5% della Banca Nazionale del Lavoro. Il problema di Consorte qual è? È che il Consorte non ha il picco di un quattrino per prendere la BNL, che tra l'altro è 4 volte più grossa dell'Unipol. È il tipico imprenditore italiano che vuole comprare un'azienda senza avere i soldi. E quindi che cosa fa? Debiti da tutte le parti. E poi, con i soldi dell'azienda, indebitando l'azienda. È esattamente quello che hanno fatto lui con la Ninno e Gnutti con la Telecom, e che poi ha fatto nel 2001 sempre con la Telecom Tronchetti Provera. Cioè non pagano, non tirano fuori un quattrino e spolpano le società che comprano, indebitandole. È la sorte che sarebbe toccata alla BNL, che già non era brillantemente amministrata prima. Quindi Consorte non può lanciare l'OPA al buio. Che se lancia l'OPA tutti i possessori di azioni BNL vanno da lui e le vendono, e se lui ha lanciato l'OPA le deve comprare, se non ha i soldi con cosa le compra? E allora che cosa fa? Si mette d'accordo con gli azionisti forti in modo da controllare la maggioranza della banca che vuole comprare prima ancora di lanciare l'offerta, in modo che è tutto controllato. Per mettersi d'accordo con i soci forti bisogna mettersi d'accordo, non tutti ci stanno, anche perché dall'altra parte ha lanciato un'offerta di pubblico scambio il Banco di Bilbao, che a differenza dell'Unipol i soldi li ha. Come convincere dunque i soci forti di BNL a stare dalla parte dell'Unipol? Tramite la politica. D'Alema va a parlare con Bonsignore per sapere che intende fare di quel 5%. E poi dice a Consorte: ho parlato con Bonsignore che starebbe con te per un anno, per un altro anno. Naturalmente in cambio è interessato a un tavolo politico a latere, questa è l'espressione che usa al telefono. Il Consorte dice: beh certo, nessuno fa niente per niente. Quando Giovanni Floris a Vallarò ha chiesto ad D'Alema qual era la contropartita politica a latere in cambio di quel pacchetto di azioni, D'Alema gli ha risposto: lei non si preoccupi. Io non ho mai sentito un politico rispondere a una domanda di un giornalista: lei non si preoccupi. Comunque Floris non si è preoccupato, ha cambiato immediatamente il discorso, ha capito l'antifona: se vuoi restare lì per tanto tempo come Bruno Vespa non ti devi preoccupare di certe cose, se ti viene una preoccupazione te la fai passare. Io quella sera mi sono immaginato se D'Alema avesse commesso l'errore di venire ad anno zero, evidentemente Santoro si sarebbe preoccupato e gli avrebbe detto: no guardi, io mi preoccupo molto per lei, soprattutto per il disprezzo che ha nei confronti della stampa e per il disprezzo che ha nei confronti dei suoi elettori, che ci giurerei in questo momento sono proprio curiosi di sapere qual è la contropartita che avevate promesso a Bonsignore. Perché non so se vi è chiara la cosa, ma c'è un uomo politico del DDS che va da un europarlamentare dell'UDC, cioè uno sta a sinistra e l'altro sta a destra, gli chiede un pacchetto azionario per un suo amico e l'altro in cambio gli chiede una contropartita politica. Quando poi viene data questa contropartita politica, non è che ci spiegano: ah, sappiate che quella era una contropartita per il pacchetto azionario, pagare la maggioranza, ci dicono che bisogna dialogare con la parte migliore del centrodestra, ci dicono che Casini è il meglio che c'è dall'altra parte, infatti si accompagna con Cuffaro, con Bonsignore, eccetera eccetera, quindi è proprio il meglio che c'è dall'altra parte, no? Però noi vediamo sempre gli inciuci pubblici e non vediamo mai le contropartite private. Questa telefonata ci aiuta a capire perché tante volte inciuciano e noi non capiamo.
perché ci sono uomini politici che fanno anche gli uomini d'affari, o forse ci sono uomini d'affari che fanno anche gli uomini politici, e questo si chiama conflitto di interessi anche se non c'è Berlusconi. Non è che il conflitto di interessi è solo quello di Berlusconi. Si chiama così sempre. E forse il fatto che ancora oggi, a 15 anni di distanza, non abbiamo la fortuna di avere una legge decente sul conflitto di interessi, dipende dal fatto che è molto comodo tenere quel grande ombrello del conflitto di interessi di Berlusconi, perché all'ombra di quell'ombrello se ne sono costruiti di piccoli e di medi, che tanto saranno sempre invisibili rispetto al suo, e invece di risolvere il suo se ne accumulano degli altri. Questo è quello che è accaduto in questi anni, e questo spiega per quale ragione poi abbiamo tanti uomini politici che non hanno le mani libere, abbiamo tanti uomini politici a sovranità limitata. E perché se uno fa un po' il furbo, l'altro gli tira il guinzaglio e gli dice: ma è il 5% della BNL, te lo ricordi o no? Sapete chi era che assisteva finanziariamente consorte nella sua scalata alla BNL? Un commercialista che si chiama Zulli e che è socio di studio di Tremonti. Quindi Tremonti sa vita, morte e miracoli di consorte, D'Alema e tutta la consorteria. E consorte, D'Alema e tutta la consorteria sanno vita, morte e miracoli di quegli altri, perché le tre scalate erano intrecciate, i personaggi erano in comune, le teste di ponte erano diverse: consorte per la BNL, Ricucci per il Corriere della Sera, era un po' l'intellettuale del gruppo Ricucci, quindi l'avevano deputato a una casa editrice come la Rizzoli Corriere della Sera, e Fiorani per l'Antonveneta, ma dietro i soldi, li mettevano sempre i soldi, lo sponsor era sempre Fazio, l'appoggio andava da Forza Italia a un pezzo dell'UDC, alla Lega Nord, alla segreteria degli S, e per far passare consorte bisogna far passare Fiorani e Ricucci, per far passare Ricucci bisogna far passare Fiorani e consorte, e per far passare Fiorani bisogna far passare Ricucci e consorte. È così che avvenivano le cose. Quindi poi voi capite perché nascono le bicamerali e perché in questi giorni si riparla di un dialogo per le riforme, si dice basta con l'antiberlusconismo, e dall'altra parte perché Berlusconi dà la solidarietà a D'Alema quando vengono pubblicate le sue telefonate. E contro chi gliela dà la solidarietà? Attaccato da un brigatista rosso o accusato da un pentito, uno gli dà la solidarietà, ma sono state pubblicate le sue telefonate. La solidarietà contro chi? Contro se stesso? Contro le sue stesse parole dette al telefono? Vi rendete conto che è una situazione molto strana, ma nello stesso tempo molto chiara e molto comprensibile, se uno va a vedere non soltanto quello che è ostensibile sulla scena, ma va a vedere gli aspetti osceni. Osceno vuol dire poi obscena, cioè quello che sta fuori dalla scena e che sta dietro le quinte, magari nelle intercettazioni telefoniche. Questo, e ho finito, mi spiega anche per quale motivo da qualche anno a questa parte l'obiettivo principale sono diventate le intercettazioni telefoniche, cioè per quale motivo la nostra classe politica è così terrorizzata dalle intercettazioni telefoniche. Io personalmente devo dire, e a me mi potrebbero intercettare per tutta la vita, ma lo so che se non commetto reati dalle mie intercettazioni telefoniche di reati non ne vengono fuori, perché ne vengano fuori bisogna che uno li commetta, se uno non li commette può stare tranquillo. Quindi io francamente non sono particolarmente, io sento dei colleghi che dicono chissà se ci intercettano, uno dice chi se ne frega, se ci intercettano al massimo sanno il giorno prima quello che scriveremo il giorno dopo, non è che sia questa gran cosa. Invece in Parlamento ogni volta che si parla di intercettazioni telefoniche questi si terrorizzano, sono sempre nel panico, pare quasi che il problema sia l'intercettazione, in realtà il problema è il contenuto, perché se uno non dice nulla di male può anche darsi che faccia un'ottima figura quando escono le sue intercettazioni, dipende da che cosa ha detto. Nell'estate del 2005 Prodi non era ancora deputato e quindi la sua telefonata uscì subito nell'ordinanza della Forleo. C'era pure una telefonata di Prodi con Ricucci, solo che dato che Prodi faceva un'ottima figura non se la ricorda più nessuno. Io fossi in Prodi la farei pubblicare a spese mie, perché era Ricucci che tentava di agganciare Prodi e di incontrarlo e gli diceva: professore, sono Ricucci, ci dobbiamo vedere. E Prodi: e perché ci dobbiamo vedere?
Perché le devo parlare di certe cose riservate, poi, ma guardi, io non posso, non c'ho tempo, sono sempre in giro. Cercava di spolognarselo. E quell'altro petulante insisteva, dice, no, ma ci dobbiamo vedere, mi dia un appuntamento. E a un certo punto però di taglia corto dice, no, guardi, io sono sempre in giro, sono una trottola, clic, fine della telefonata. C'è qualcosa di male in quella telefonata? No, anzi, la dimostrazione è che se uno voleva buttare giù la cornetta a Ricucci lo poteva benissimo fare, basta fare così, pure così, se è un cellulare. Invece abbiamo visto che altri ci parlavano ed erano amiconi di Ricucci, la torre proprio era, sembravano fratelli di latte, Stevo, Piero, la tessera, cosa, scherzavano. Lì mi è venuto in mente, pensate, per in guerra colloquio con Ricucci. Cioè, immaginate che questi in teoria sarebbero gli eredi di Berlinguer, non vorrei dire delle parolacce ovviamente, la torre con Berlinguer, ma se voi avete presente la faccia di la torre, no? Già è indicativa, ma pensate che questi dovrebbero essere quelli che hanno imparato qualcosa da Berlinguer, loro l'hanno conosciuto, no? Pensate come è stata rapida la degenerazione, l'evoluzione della specie. Cioè Berlinguer era uno come la torre, manco con una canna da pesca l'avrebbe sfiorato, no? Invece questi erano proprio amicissimi, trafficavano azioni, scalate, cose, contropartite, eccetera. Questa è la ragione per cui sono terrorizzati dalle intercettazioni, perché loro sanno quello che fanno e quindi sanno che cosa può venire fuori se li intercettano. Però naturalmente è molto più comodo in pubblico continuare a prendersela con lo strumento delle intercettazioni, dicendo magari che violano la privacy dei parlamentari, come se avessero peccato la torre con la sua fidanzata o D'Alema con sua moglie. E D'Alema è stato peccato con consorte, non con la consorte. Se ti beccano con la consorte è privacy, se ti beccano con consorte non è privacy, sono due cose profondamente diverse. Quindi l'intercettazione è uno strumento neutro. Se tu vieni male in fotografia e cambi la macchina fotografica e continui a venire male, non te la puoi prendere con le macchine fotografiche. Sarà perché hai la faccia da culo che vieni male in fotografia. Non è colpa della macchina fotografica. Allo stesso modo, se vieni male nelle telefonate, è perché devi cambiare comportamento, non perché le telefonate non vanno intercettate. Questa cosa, che è molto semplice, sembra complicatissima, perché continuano a fare le leggi contro le intercettazioni. E dato che non sono ancora riusciti a impedire ai magistrati di intercettare, anche perché ormai da quando hanno fatto la legge sui pentiti non si pente più nessuno, da quando hanno fatto la legge sulle testimonianze dei coimputati con la riforma del 513 non collabora più nessuno, chi collabora comunque quello che ha detto viene buttato via. Quindi non c'è più altro modo per scoprire i reati nascosti come la corruzione o come la mafia se non grazie a qualche intercettazione, e quindi se aboliscono pure quelle tanto vale chiudere il tribunale. E allora che cosa stanno facendo? Si stanno ingegnando per impedire almeno che i giornali le pubblichino, e loro lo sanno che noi le possiamo pubblicare. Tant'è che hanno fatto una legge, la legge Mastella, non che l'abbia fatta lui da solo, perché Mastella da solo non è in grado di far passare nessuna legge, Mastella c'ha l'1%, quindi è evidente che è semplicemente uno spaventapasseri che viene messo lì per poter dire l'ha fatta lui, ma insomma è anche perché lui è così contento di dare il suo cognome a queste porcherie. E quindi tra le altre leggi Mastella c'è pure la legge che viene chiamata sulle intercettazioni, che in realtà non riguarda solo le intercettazioni, è la legge che stabilisce che tutti gli atti di indagine, avvisi di garanzia, ordinanza di custodia, ordini di sequestro, inviti a comparire, verbali di interrogatorio, intercettazioni, anche se non sono più coperti da segreto, non sono più pubblicabili, e chi li pubblica rischia una multa fino a 100.000 euro. Il fatto che loro scrivano anche se non più coperti da segreto vuol dire che lo sanno benissimo che non sono segrete le cose che noi abbiamo pubblicato fino ad oggi, altrimenti non ci sarebbe bisogno di fare un'altra legge per vietare di pubblicare le cose coperte da segreto, perché già oggi è vietato pubblicare le cose coperte da segreto. Sarebbe come fare un'altra legge che dice è vietato rapinare le banche, è già vietato, non è che dici sì ma le rapinano ancora, e vabbè, ma non è che devi fare un'altra legge per vietare la stessa cosa. Se vietano le cose che non sono più segrete vuol dire che lo sanno che oggi quelle cose si possono raccontare. In futuro noi non potremo più nemmeno per parafrasi, nemmeno per riassunto, nemmeno nel contenuto raccontare ciò che c'è negli atti delle indagini,
anche quando è caduto il segreto. Quindi le indagini saranno di nuovo coperte per tutta la loro durata dagli omissis, cioè i cittadini non avranno più la possibilità di controllare come viene amministrata la giustizia in nome del popolo italiano. Voi sapete che il giudice amministra la giustizia in nome del popolo italiano e il popolo italiano ha diritto a sapere come il giudice in suo nome amministra la giustizia. Questa è la ragione per cui dall'89 il segreto istruttorio che copriva tutte le indagini è stato abolito ed è stato sostituito con un blando segreto investigativo che copre solo ciò che è interesse dell'indagine che resti coperto. Quando il giudice decide che non c'è più bisogno di fare atti a sorpresa a carico dell'indagato, e l'indagato può essere informato delle indagini a suo carico, in quel momento anche i cittadini devono sapere per poter controllare se le indagini sono fatte bene, fatte male, fatte su tutti, fatte solo su qualcuno, se si insabbia, se si esagera, eccetera, eccetera. Questa legge riporta le lancette dell'orologio agli anni 80, quando nessuno poteva sapere nulla. Quindi anche la magistratura che sbaglia o che commette abusi non avrà più nessuna possibilità di essere controllata, a tutto discapito anche delle difese, naturalmente, che oggi spesso usano i giornali per segnalare anche dei casi di malagiustizia, perché no? Tutto per la paura dei parlamentari che escano cose su di loro, perché loro già danno per scontato che quello che esce su di loro è terribile. E questo spiega quello che dicevo prima sulla scarsa autostima. Loro si conoscono e quindi, conoscendosi, preferiscono che non esca più nulla. La cosa però si stanno legando il capo intorno al collo, perché loro credono che silenziando i giornali i ricatti finiranno. In realtà i ricatti si moltiplicheranno. Io ho sentito Bertinotti dire: questa legge Mastella ci metterà al riparo dai ricatti. Non sa quello che dice il povero uomo. I ricatti si impediscono pubblicando tutto. Quando si pubblica tutto non c'è più motivo per fare leva su un ricatto. Se io devo ricattare qualcuno devo avere una notizia segreta che se non mi pagano la pubblico. Ma se è tutto pubblico e pubblicato, io con che cosa faccio un ricatto? Con niente. Se invece si stabilisce che ci sono degli atti di indagine che sono conosciuti al magistrato, alla polizia giudiziaria, agli avvocati, agli indagati, quindi a molti politici, quindi ai giornalisti, cancellieri, usceri, feriti, gente che fa le fotocopie, eccetera, le notifiche, eccetera, ma che i cittadini non li possono più sapere, si crea un circuito riservato in cui le notizie circolano e un circuito pubblico in cui non circolano più, il che vuol dire che ciascuno di quei soggetti che conosce queste notizie può avviare i suoi ricatti. Ci saranno quindi persone che ricatteranno molto più di prima e ci saranno anche giornali che decideranno caso per caso se pubblicare o no quelle notizie vietate, pagando naturalmente i 100.000 euro di multa. È evidente che nessun giornalista da solo può prendersi la responsabilità di pubblicare una cosa che poi a lui gli costa 100.000 euro, cioè 200 milioni. C'è un giornalista così ricco e così missionario da mettere lì una fiche di 100.000 euro ogni volta che pubblica un articolo? Gli editori però 100.000 euro li possono pagare, decideranno caso per caso se gli conviene o no, se investire o no quella multa per screditare qualche avversario o se non pagarla per salvaguardare la reputazione di qualche amico. Dato che gli editori in Italia sono quasi tutti direttamente o indirettamente interessati in politica, voi potete figurarvi che cosa succederà. Prendiamo un editore a caso, Caltagirone, editore del Messaggero, del Mattino di Napoli e del Gazzettino di Venezia, suocero di Pier Ferdinando Pasini, costruttore romano, in ottimi rapporti con Veltroni, con Berlusconi, con Casini, con la destra e con la sinistra, perché lui deve avere dalla sua parte il comune, la provincia, la regione e il governo, che spesso sono di colori diversi. Ammettete che ci sia un politico che gli rompe le palle nei suoi affari e che lui riceva una notizia giudiziaria pubblicando la quale dovrebbe pagare 100.000 euro di multa. A fare 100 multa se si tratta di screditare uno che dà fastidio ai suoi affari, se invece si tratta di salvare uno che agevola e che asseconda i suoi affari, non lo pubblica. Prendiamo Berlusconi,
editore televisivo, di carta stampata, eccetera. Campagna elettorale, gli arriva la telefonata di Fassino, quella era coperta da segreto veramente, tra l'altro, è l'unico caso di notizia coperta da segreto che è uscita, e arriva la notizia della telefonata di Fassino e lui può decidere se pubblicarla o no, pagando una multa, in cambio del fatto che recupererà molti punti, dello svantaggio elettorale che ha e che arriverà a pareggiare le elezioni facendo tutta la campagna elettorale sullo scandalo dell'Unipol, che fa la pubblica rischiando di pagare 100.000 euro, ma ne paga 100 volte 100.000 euro se può pareggiare le elezioni e condizionare la maggioranza che verrà dopo. Quindi la libertà di informazione non sarà più rimessa alla deontologia, alla correttezza dei giornalisti, che hanno l'obbligo di pubblicare tutto ciò che è interessante e ciò che è vero, ma sarà rimessa semplicemente alle guerre per bande fra gli editori. Decideranno caso per caso, a seconda della loro bottega, se darci o non darci le notizie. Questo è l'effetto della legge Mastella. Che cosa significa? Che il Parlamento si sta legando il capo al collo, si sta mettendo nelle mani di pochi editori e di molti ricattatori. Ci saranno persino dei direttori e degli editori che fonderanno giornali per non pubblicare niente, però ogni volta che non pubblicano qualcosa si faranno pagare bene. Quello che è accusato di avere fatto corona con le foto si riprodurrà sistematicamente con le notizie. Cioè, onorevole, io ho una sua intercettazione telefonica, che faccio, pubblico o ci mettiamo d'accordo? Questo è l'effetto della legge che secondo Bertinotti dovrebbe impedire i ricatti. Pensate, io non so se rientri sempre nelle insipienze e nella coglionaggine dei nostri legislatori o se invece rientri nella loro disperazione. Cioè che siano talmente disperati per il livello di malaffare che sanno di avere innescato in questo paese che pur di non farcelo conoscere nel dettaglio sono disposti a farsi ricattare a vita. Questo mi viene da pensare nel leggere questa legge demenziale, che però è una legge unica nel suo genere, perché credo che fossero diversi anni che alla Camera non passava una legge senza nemmeno un voto contrario. Questa legge qua è stata approvata dalla Camera dei Deputati all'unanimità, 447 voti favorevoli, nessun contrario, ma nessuno vuol dire che nemmeno un deputato su 630 ha schiacciato il pulsante del no e sento il voto. Voi vi rendete conto quindi di che cosa significa il termine casta o cosca? Ormai quando si parla dell'idem sentire che c'è nella casta politica italiana a proposito dei propri privilegi, quando si tratta di silenziare i giornali a tutela di certi segreti inconfessabili, si vota tutti nello stesso modo, addirittura con un riflesso automatico, senza nemmeno pensarci, senza nemmeno pensare alle conseguenze. Ecco, questo è un po' il discorso. Nel libro troverete che una delle parole più ricorrenti nella storia del primo anno del centro-sinistra al governo è la parola intercettazione, perché purtroppo capita sempre più spesso che quando un magistrato indaga anche su un caso all'apparenza innocuo, io ho presente Woodcock, che conosco molto bene, è un magistrato tranquillo che si fa le indagini sue, non gliene frega niente di niente, un giorno indaga sulle slot machine e su alcune licenze facili concesse a una banda di malfattori legati a piccole cosche ndranghetiste, e dopo due giorni si ritrova il principe di casa Savoia erede al trono senza averli cercati né mai conosciuti. Si può pensare che Woodcock si sveglia la mattina e dice oggi mi faccio il principe di Savoia, cioè proprio non gliene frega niente, cioè gli capitano, intercetta questi traffichini e dopo due giorni questi parlano con l'erede al trono, col segretario di Fini, con la moglie di Fini, col portavoce di Fini, eccetera eccetera. Fa un'altra indagine, gli capitano ministri, sottosegretari, eccetera. Vedete che sono tutti terrorizzati ormai, i magistrati. Nel senso di dire, qui c'è sto boss mafioso, gli metto una cimice in casa, speriamo che non vada a trovarlo un ministro, perché altrimenti poi diranno che io ce l'ho col ministro, ma io in realtà ce l'avevo col boss mafioso. E quando ce lo va a trovare il ministro, mi dico, ecco perché hanno intercettato il boss mafioso, per inchiappettarsi il ministro. Ma chi lo andava a pensare?
Adesso bisognerà stare attenti, perché dopo 2 o 3 giorni questi hanno immediatamente un colloquio o un incontro riservato con un nuovo politico. Questa è la ragione per cui le intercettazioni sono diventate un problema, ma naturalmente il problema non è come dovrebbe essere quello che dicono le persone alle intercettazioni, ma il fatto che i magistrati lo sentono e i cittadini lo leggono. Questo è l'ultimo grido della battaglia politica, impedire ai cittadini di sapere, al cittadino non far sapere, no? Come diceva il proverbio sul contadino, quello che fanno i suoi rappresentanti, mentre in realtà l'informazione serve innanzitutto per far sapere ai cittadini che cosa fanno i loro rappresentanti, altrimenti l'informazione bottega. Se avete delle domande sono qua, grazie. Che sono tutti uguali e tutti corrotti dipende proprio dal fatto che ci impediranno di fare i nomi e i cognomi di quelli che lo sono. Se noi non possiamo più scrivere chi ha fatto che cosa, chi ha detto che cosa, chi è coinvolto e chi no, quali sono nel dettaglio le cose che hanno fatto i singoli, e quando stabilire questo principio assurdo è l'intera Camera dei Deputati, allora la gente può cominciare a pensare che siano tutti corrotti. In realtà non è mica vero. Non è pensabile che 447 deputati siano tutti corrotti e abbiano tutti paura che escano le loro intercettazioni. Secondo me, quelli che hanno paura che escano le loro intercettazioni sono una esigua minoranza, anche se contano molto, a differenza di quelli che non hanno nulla da temere, che contano molto poco. È un problema di cultura politica, cioè noi non siamo un paese liberale dove i diritti vengono considerati un dato acquisito e dove semmai bisogna ampliare gli spazi di libertà e non restringerli. Da noi la libertà di stampa è una cosa che sembra riguardare i giornalisti, sembra una richiesta corporativa che facciamo noi. Tant'è che quando è passata questa legge molti hanno detto bisogna mettere dei limiti alla stampa, però non bisogna esagerare, insomma bisogna andare a un tavolo e trattare. In realtà non si tratta sulla libertà di stampa, la libertà di stampa è assoluta, l'unico limite della libertà di stampa è il codice penale. Non si possono scrivere cose false sapendo di scrivere cose false, non si possono diffamare le persone, non si può violare la privacy delle persone rivelando che uno ha una malattia o che l'altro ha un amante, a meno che quello che ha l'amante non sia uno che va al Family Day e difende i valori della famiglia tradizionale, nel qual caso diventa notizia di interesse pubblico anche se si fa gli affari suoi e non usa la vita privata per fare pubbliche battaglie. La privacy esiste, ma al di là del non diffamare, del non violare la privacy, tutto il resto deve essere pubblicato. Invece noi, anche noi giornalisti, abbiamo un atteggiamento per cui andiamo lì a chiedere di dimezzarci la multa, se non fate 100.000 euro fate 50, no? come se si potesse contrattare la libertà di informazione allo stesso modo come si contrattano le pensioni o di 57 anni, 57 anni e mezzo, lo scalino, lo scalone. Libertà di informazione o c'è o non c'è, non è che ce ne puoi dare un po'. È come la verginità, è come quella là che era un po' incinta, no? Non si può essere un po' incinta, o sei incinta o non lo sei, no? C'è un po' di libertà di informazione, o c'è o non c'è, non devi tenere conto di nessun'altra cosa perché è preminente su tutto la libertà di informazione. Ma la tendenza al qualunquismo nasce proprio dal fatto che non c'è lo strumento per capire chi ha fatto che cosa, quindi uno dice Prodi è indagato, Berlusconi è indagato, quindi sono tutti corrotti. Ma come andiamo a vedere
e cose come stanno. Uno può essere indagato perché l'ha denunciato un vicino di casa perché ha alzato un muretto nel giardino, uno può essere denunciato da un matto, la denuncia produce un'indagine e poi alla fine, cioè, bisogna vedere le cose. Ecco perché io insisto, ho fatto un libro che si chiama La scomparsa dei fatti, perché le sentenze, i processi giudiziari, eccetera, sono interessanti per le cose che contengono, non perché esiste un processo, ci si ferma lì. Se nel processo c'è il fatto che uno ha corrotto un giudice e poi quell'uno viene salvato dalla prescrizione, formalmente è uscito dal suo processo, in realtà ha corrotto un giudice. Dall'altro lato ci può essere uno che ne so che ha dato del corrotto a una persona che poi è stata assolta e lui è stato condannato per diffamazione, però quello magari era colpevole ed è stato assolto per insufficienza di prove. Bisogna andare a vedere le ragioni per cui uno finisce sotto processo, i documenti che stanno dentro al processo, anche perché i processi durano molto a lungo e in attesa che si concludano in Cassazione uno già può farsi un'idea di quello che si è trovato. Io un'idea su Previti me la sono fatta nel momento in cui ho visto un documento di una banca svizzera che diceva che aveva ricevuto dei soldi da Berlusconi e mezz'ora dopo li aveva versati sul conto del giudice Squillante. In quel preciso istante ho capito che Previti era un corruttore di giudici, perché o mi dimostrano che quel documento bancario è falso, oppure se tu ricevi dei soldi dal tuo padrone e li giri a un giudice dove tu fai il difensore, allora ho capito che mestiere fai oltre all'avvocato. Poi possono assolvere e condannare, ma quella carta rimane lì, e se è vera è vera. Cioè un po' come quando lei invita a casa un suo vicino di casa, il suo vicino a cena, il suo vicino di casa esce da casa sua portandosi via l'argenteria, cioè lei non è che aspetta la Cassazione per chiamare la polizia e gridare al ladro. Se quello scappando con la sua argenteria sotto il braccio le dice che c'è la presunzione di innocenza e che lei non si deve permettere di dargli del ladro, lei penso che lo chiami ladro immediatamente lo stesso, e anche se lo assolvono in Cassazione, lei l'ha visto rubare. Quindi un conto è la conseguenza penale che ha un processo, un altro conto è quello che un cittadino deve sapere per fidarsi o non fidarsi di un uomo politico. E poi l'uomo politico esce indenne per vie traverse o cose del genere, perché mancano le prove, va bene, ma io intanto quello l'ho visto. Io ho cambiato recentemente l'amministratore del mio condominio perché avevo l'impressione che facesse la cresta sul gasolio. Non ho le prove, quindi non l'ho denunciato, semplicemente ho detto non mi fido più di lei, ne prendo un altro, e mi sono informato su quell'altro per vedere che non facesse creste a sua volta. Noi spesso siamo più severi nella scelta del nostro amministratore di condominio che non nella scelta di un sindaco o di un presidente di regione o di un ministro o di un deputato. Certo, ha ragione signore, noi non possiamo più scegliere da un anno a questa parte perché le candidature non le decidiamo più noi e i candidati non li scegliamo con la preferenza, ma ci vengono imposti con le liste bloccate. Però se noi diamo un'occhiata a chi c'è in lista, possiamo anche decidere di premiare o di bocciare le liste che contengono personaggi indecenti. Grillo, anche con il mio aiuto perché me l'aveva chiesto, ha pubblicato l'elenco delle liste che non contenevano pregiudicati, erano molto poche, erano 3 su una 25ina di partiti in lista, e quindi personalmente mi sono orientato votando per uno di quei 3. Adesso tocca a noi strappare con le unghie e con i denti il diritto di ritornare a eleggere o con la preferenza o con l'uninominale i nostri rappresentanti. Nel frattempo ci sono molti strumenti, rispondo anche alla signora che dice non c'è niente da fare, c'è molto da fare. Basterebbe tornare a scegliere i nostri rappresentanti e ottenere qualche leggina veramente facile, che per esempio preveda che chi è stato condannato o inviato a giudizio non possa più candidarsi, per esempio. Una legge che proponga
Oggi il procuratore generale della Corte dei Conti, De Rosa, ha detto: ha ragione Grillo, è assurdo mandare in Parlamento dei condannati. Viva Dio, sono anni che ci battiamo, però a furia di battere alla fine c'è un signore con l'ermellino, ad agosto o quasi, che dice una cosa importante. E quando le diciamo noi ci sembra quasi dire delle cose da scavezzacollo, quando le dice uno con l'ermellino, il procuratore generale, proprio dice: cavolo, ma allora avevo ragione, no? Ti viene quasi da dire: non stavamo scherzando, no? Sono cose serie queste. Grillo ha proposto, per esempio, ma non solo lui, il limite di 2 mandati per i parlamentari. Sartori propone 2 mandati al massimo, ma non consecutivi, in modo che non utilizzino una legislatura per ottenere di essere confermati nell'altra. Ci sono varie possibilità, dipende molto da come queste cose vengono sostenute, quando diventano battaglie veramente importanti, che adesso ci sarà il vaffanculo dei, scuso per il termine, ma a parte la parola è una cosa interessante, perché le 3 proposte saranno appunto tornare a eleggerli noi, 2 mandati non di più, nessun condannato in lista, no? Questa manifestazione, che credo si terrà a Bologna con Beppe Grillo l'8 settembre, ma ci saranno anche altre personalità, se avrà una larga partecipazione non è che potranno ignorarla. In fondo sono bastate sui privilegi della politica un paio di trasmissioni come Reporter Anno Zero, un paio di libri molto, molto importanti, per costringere il Parlamento a fare delle cose che mai e poi mai avrebbero fatto. Adesso stanno cercando di cavarsela eliminando qualche comunità montana. Bisognerà fargli capire che non ce ne frega niente se eliminano qualche comunità montana, ma hanno capito che c'è un clima un po' sfavorevole, perché tra una auto blu e un palazzo e un salotto e un tribunale, ogni tanto un giro per la strada se lo fanno, ormai hanno la scorta per difendersi dai loro elettori. Quindi onde evitare di scappare per tutto il resto dei suoi giorni, perché sennò i loro elettori li raggiungono, se noi gli facciamo sentire che cosa vogliamo, eviterei gli insulti, perché non servono. Se uno va lì come fa Piero Ricca a Milano, documentato, e gli dice: tu hai detto questo, tu hai fatto questo, tu non hai rispettato questo impegno, e beh, ci pensano poi 2 volte prima di proseguire sulla stessa strada. Andate sul blog di Gentiloni, pare che sia alluvionato di alcune migliaia di email e di post di lettori del blog di Grillo, che gli hanno chiesto conto di un paio di cose, lui non risponde e loro continuano a mortificare, quindi ormai è intasato. E forse Gentiloni non sa di avere un blog, questa è la cosa drammatica, se no avrebbe già risposto a questi qua, pur di fermare le catene con l'indulto. Quando hanno fatto l'indulto gli sono arrivati tante di quelle email, tanti di quei fax, tessere stracciate dei partiti che l'avevano votato. E questo che cosa ha comportato? Che non si parlerà più di indulto per qualche anno sicuramente, volevano farci un'amnistia e non la faranno, anche se forse farebbero bene a farla, perché si fanno dei processi che si concludono con pene virtuali, no? Quello che fanno loro dipende sempre da quello che gli lasciamo fare noi, fondamentalmente. A loro piceno fra ben poco, quindi non so se chi deve venire a prendere il giardino. Sì, sono qua. Si è visto qualcuno? Sono qua. Ecco. Sì, allora facciamo ancora una domanda e poi eccolo qua. Allora ancora una domanda e poi ci salutiamo. Salve, io sono ben felice che lei è qua e ovviamente la conosciamo benissimo tutti. Volevo brevemente, dato che è tardi, chiederle questo. Dopo una fase quindi di forte critica alla politica, si potrebbe arrivare a una fase nuova, che è quella di non solo più fare critica, ma attivamente scendere in campo con un nuovo movimento, magari politico ma trasversale, condotto appunto da persone come lei, come Beppe Grillo, nei quali non ci riconosceremo, per poter cambiare dall'interno queste vergogne?
non è maturo il tempo, forse è maturo, ecco, questa è la mia domanda, provocazione e invito. No, io purtroppo o non mi spiego io o non vengo capito. Io sono molto affezionato al principio liberale della divisione dei poteri. Di qua ci sta chi governa e poi a controllarlo ci stanno il Parlamento, la magistratura e l'informazione. Se si cominciano a confondere le acque, non si capisce più chi è controllore e chi è controllato e si moltiplicano i conflitti di interessi invece di ridurli. Ciascuno deve fare esattamente il suo mestiere. Noi siamo i cani da guardia in compagnia del Parlamento, che non è una protesi del governo. Il Parlamento è il primo organo, i parlamenti nascono per controllare il sovrano. Adesso è ridicolo pensare che un Parlamento controlli il governo, visto che è di fatto un prolungamento del medesimo, ma dovrebbe controllare. In America controllano i più duri contro delle commissioni d'inchiesta repubblicane. Perché? Perché c'è una cultura liberale e democratica, addirittura spesso i parlamenti sono di colore diverso rispetto alle amministrazioni, è avvenuto in Francia con le coabitazioni. Allo stesso modo l'informazione, noi dobbiamo stare fuori e raccontare quello che succede dentro, quindi poi naturalmente può capitare che qualcuno decida di cambiare mestiere. Curio Colombo, per esempio, ha deciso di cambiare mestiere, si candida alle primarie e spero che abbia un grande successo, perché è un vero liberale, mi ha lasciato completamente libero insieme a Padellaro di scrivere quello che volevo all'Unità, ma ha cambiato mestiere, fa un'altra cosa. E lo stesso i comici, spero proprio che, non credo che Grillo abbia questa intenzione, ma mi auguro proprio che non ce l'abbia. Il movimento dovete farlo voi se volete farlo, ma noi possiamo fornire alla gente gli strumenti conoscitivi per sapere quali sono i problemi e per decidere qual è il modo migliore per risolverli, ma altro non possiamo fare, altrimenti abbiamo mestiere e non si capisce più niente. Grazie. Ringrazio particolare quindi a tutto lo staff della Giunta al Punto di Sede Macerata di Ancona, dove sarà domani a Portavaglio, come avete capito c'è la possibilità di avere le